In seguito allo sviluppo del capitalismo cognitivo, assistiamo oggi a una mutazione del rapporto capitale-lavoro di senso inverso, ma ancor più radicale per la sua importanza, rispetto a quella che Gramsci negli anni 30 aveva evidenziato in Americanismo e Fordismo. Per comprendere l'origine e la portata di questa svolta, bisogna ricordare come nel dopoguerra il modello di crescita fordista avesse rappresentato il compimento della dinamica di sviluppo del capitalismo industriale e della logica della sussunzione reale. Questo modello si fondava infatti su tre pilastri principali. Uno, la polarizzazione sociale dei saperi e la separazione tra lavoro di concezione e lavoro di esecuzione. Due, l'egemonia delle conoscenze incorporate nel capitale fisso e la centralità del lavoro materiale sottomesso alle norme tayloristiche da estrazione del plusvalore. Infine, il modello fordista della produzione di massa aveva instaurato quanto possiamo chiamare un regime temporale, ben preciso, di regolazione dei differenti tempi sociali. Un regime temporale che si articolava a due livelli principali. In primo luogo, una delimitazione assai netta tra l'orario di lavoro ufficiale remunerato eseguito all'interno dell'impresa e il cosiddetto tempo libero. In secondo luogo, l'opposizione tra la sfera della produzione e la sfera del consumo che era incentrato su merci materiali standardizzati, frigo, macchine, e su prodotti delle industrie culturali della società dello spettacolo, televisione, radio e cinema, in cui il consumatore era relegato per l'essenziale in una posizione passiva. Ora, l'insieme di queste convenzioni fordiste industriali concernenti la nozione di lavoro produttivo, la misura del lavoro, la dicotomia tra tempo libero e tempo di lavoro, sono state profondamente alterate in seguito alla crisi sociale del fordismo e allo sviluppo del capitalismo cognitivo informazionale. Due evoluzioni principali e strettamente intrecciate spiegano questa biforcazione. La prima è legata al ritorno in forza della dimensione cognitiva del lavoro, che sia per la sua natura intrinseca, sia per le politiche manageriali di gestione dei lavori dei lavoratori della conoscenza, si presenta come un'attività che si dispiega sull'insieme dei tempi sociali. Ne consegue, per un gran numero di lavoratori salariati o formalmente indipendenti, che l'unità di tempo e di luogo dell'attività di lavoro proprio al rapporto salariale fordista è ormai radicalmente messa in discussione. Ormai il tempo di lavoro ufficiale eseguito nel quadro dell'impresa non è più che una frazione e spesso la meno importante del tempo effettivo di lavoro. Queste evoluzioni si traducono in un'enorme crescita del lavoro non riconosciuto, non remunerato e difficilmente quantificabile secondo i criteri tradizionali della sua misura, obbedendo una logica che ricorda le forme più primitive dell'estrazione del plusvalore assoluto, come ai tempi del capitalismo della sussunzione formale. La seconda evoluzione consiste nel modo in cui le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione permettono al capitale di esternalizzare fasi intere del ciclo di produzione verso i consumatori e rendono sempre più porose le frontiere fra tempo libero e tempo di lavoro, tra sfera della produzione e sfera del consumo.
Questa tendenza trova probabilmente la sua forma più emblematica e potente nello sviluppo delle grandi piattaforme degli oligopoli di Internet, che svolgono ormai un ruolo leader nel capitalismo mondiale, e questo spesso sulla base di un modello di profitto che associa la vendita di spazi pubblicitari e l'estrazione dei contenuti dei dati degli utenti. Per cercare di rendere conto di questa realtà sono stati coniati diversi nuovi concetti, come quello di digital labor, di prosumer, cioè la contrazione dei termini inglese produttore-consumatore, o ancora di estrattivismo digitale, in relazione al ruolo dei big data che svolgerebbero una funzione simile a quella del petrolio o di un nuovo oro. Abbiamo qui uno degli elementi centrali che dovrebbero spingerci già a ripensare globalmente l'organizzazione del capitalismo e con essa le nozioni di lavoro produttivo e di salario rispetto all'epoca fordista. Tuttavia, per il suo carattere gratuito, invisibile e svolto apparentemente nella sfera del tempo libero, numerosi sociologi e economisti, mainstream o anche critici, sono spesso condotti a negare sbrigativamente al digital labor la natura di un vero lavoro, e questo sia nel suo senso antropologico, sia nel senso di un'attività creatrice di plusvalore. Per rispondere a queste obiezioni e cogliere il ruolo strategico del capitalismo di piattaforme e del digital labor nel capitalismo cognitivo, nel seguito di questo intervento procederò in due tempi. Nel primo tempo cercherò di mostrare come il capitalismo delle piattaforme è una delle modalità principali attraverso le quali il capitalismo cognitivo ha cercato di rispondere alla crisi della legge del valore e alla sfida di quanto Marx avrebbe chiamato le forze produttive della società del generale intelletto. In un secondo tempo esaminerò allora le principali obiezioni che sono state indirizzate alla pertinenza del concetto di free digital labor, mostrando che si tratta in realtà di una forma di lavoro paradigmatica dei nuovi meccanismi di sfruttamento messi in opera nel quadro del capitalismo cognitivo informazionale. Vengo dunque al primo punto. Con il concetto di generale intelletto, Marx designa, dopo la sussunzione formale e la sussunzione reale, una nuova tappa del rapporto capitale-lavoro, in cui il sapere diventa forza produttiva immediata. Il senso di questa trasformazione deve essere colto da un duplice punto di vista. In primo luogo dal punto di vista del lavoro vivo. Il generale intelletto indica una nuova tappa della divisione del lavoro in cui il sapere si risocializza e si incarna nella figura di un'intellettualità diffusa che detiene ormai potenzialmente tutti i prerequisiti di un'autogestione delle condizioni della produzione. In secondo luogo, dal punto di vista del sapere incorporato nel capitale fisso, il generale intelletto indica un'accelerazione del processo di automatizzazione della produzione, che finisce per ridurre a un minimo il tempo di lavoro immediato dedicato alla produzione e apre, per questa via, l'orizzonte di un'economia fondata sulla crisi della legge del valore, l'abbondanza e la gratuità. In questo modo Marx anticipa effettivamente due mutazioni maggiori indotte dalla rivoluzione della robotica e dell'economia digitale. Da un lato, il modo in cui anche negli stessi vecchi settori motori dell'industria fordista, ormai l'industria tende a divenire un'industria di prototipo, vale a dire un'organizzazione in cui l'essenziale della creazione di valore si trova
nel lavoro di concezione della prima unità, mentre i costi di riproduzione sono estremamente bassi e in alcuni casi tendono verso lo zero. D'altro lato, la smaterializzazione di un gran numero di beni culturali e di mezzi di produzione, come ad esempio il software, che in principio, grazie alla rivoluzione digitale, possono essere ormai riprodotti gratuitamente attraverso un semplice click. Cosa significa tutto questo in termini economici? Nel gergo della teoria economica standard, ciò significa che numerosi beni, che in ragione del loro supporto materiale erano nel passato considerati come dei beni privati, cioè rivali e facilmente escludibili attraverso i prezzi, sono diventati dei beni collettivi, cioè dei beni non rivali e non escludibili o difficilmente escludibili attraverso i prezzi. In altri termini, come nell'esempio della conoscenza, questi beni collettivi possono essere utilizzati collettivamente senza che l'uso da parte di una persona impedisca quello di un altro, e questo fatto rende anche praticamente impossibile far pagare un prezzo per il loro acquisto. Questa nuova organizzazione sociale della produzione e questa nuova tipologia dei beni nel capitalismo cognitivo ha messo profondamente in crisi il modello di profitto del vecchio capitalismo industriale. Sia nel settore dei media e delle industrie culturali, sia in quello delle produzioni più tradizionali. Da un punto di vista logico, la caduta del tempo di lavoro necessario alla produzione e l'allargamento della sfera della gratuità dovrebbero infatti implicare un crollo altrettanto drastico della massa del valore delle merci prodotte e quindi dei profitti che sono loro associati. Queste trasformazioni hanno posto il capitale di fronte a una sfida completamente inedita che spiega in gran parte quanto ho chiamato altre volte il divenire rendita del profitto. Il punto fondamentale è allora il seguente. In questo contesto, per il capitale è diventata una vera questione di vita o di morte trovare il modo di contrastare la crisi della legge del valore e di cercare di ricondurre la stessa intelligenza diffusa nel quadro di un processo di creazione di valore, di plusvalore. In sintesi, possiamo affermare che il capitalismo, per far fronte a questa sfida, ha sviluppato due strategie principali, in apparenza opposte, ma in realtà complementari e spesso utilizzate simultaneamente dalle grandi imprese tecnologiche leader del capitalismo cognitivo informazionale. La prima strategia appoggiato su un formidabile rinforzo e estensione dei diritti di proprietà intellettuale che si è spinto fino a distruggere le frontiere tradizionali tra invenzione e scoperta e ha generato quanto è stata chiamata la tragedia degli anti-commons della conoscenza, legata a un eccesso della sua privatizzazione. Questa strategia è stata completata dallo sviluppo delle tecnologie del digital right management, che attraverso una modifica del codice hanno cercato di far rientrare forzosamente i beni immateriali nella sfera dei cosiddetti beni privati, cioè rendendoli di nuovo rivali e escludibili attraverso i prezzi. Comunque sia, in entrambi i casi, l'obiettivo del capitale è stato quello di sfuggire alla crisi della legge del valore, creando una scarsità artificiale di risorse per mantenere artificialmente elevato il prezzo delle merci,
e salvaguardare i profitti. Si tratta del modello privilegiato, ad esempio, negli anni Ottanta da Microsoft e Apple, e che resta il pilastro del modello rentier di profitto dei grandi giganti dell'industria farmaceutica e delle biotecnologie, come per esempio Novartis, Roche, Johnson & Johnson. La seconda strategia consiste invece nell'accettare, almeno in parte, il vincolo della gratuità di tutta una serie di beni e servizi immateriali, ma per farne la leva stessa di un nuovo modello di profitto ed organizzazione del lavoro capace di sfruttare gratuitamente la forza produttiva dell'intelligenza diffusa. Questa seconda strategia trova la sua forma paradigmatica nel modello della cosiddetta gratuità mercantile, un concetto che, per quanto possa sembrare un ossimoro, si trova invece proprio al centro del funzionamento del capitalismo di piattaforma. Esso designa un rapporto sociale economico in cui la gratuità non ha paradossalmente altro scopo che quello di consentire alle imprese di aumentare i loro profitti. Lo sviluppo di questo nuovo modello di profitto e di sfruttamento del lavoro contribuisce in modo determinante a spiegare il modo in cui l'infrastruttura dell'internet, concepita all'inizio come un bene comune decentralizzato e a vocazione per l'essenziale non mercantile, è oggi sussunto dal capitale, nel quadro di un potente processo di recentralizzazione e di mercantilizzazione. Questo processo si è in particolare sviluppato sotto la guida delle piattaforme, dei motori di ricerca e dei social media, che come nel caso di Google e Facebook occupano oggi i primi posti nel capitalismo mondiale in termini di capitalizzazione borsistica, di tassi profitto. E questo, pur non mobilitando che una massa quasi insignificante di lavoratori dipendenti. Basti pensare che per Facebook siamo nell'ordine di 30.000 dipendenti stabili a livello mondiale. Come spiegare questo paradosso? Inconcepibile all'epoca del capitalismo industriale. La soluzione sta nel modo in cui questi grandi oligopoli dell'economia digitale sono riusciti a inventare un modello di profitto incentrato sulla logica dei mercati a due o più facce, quelle che in inglese si chiamano i B-side o multi-side platform. In altre parole, come nelle piattaforme pubblicitarie di tipo Google e Facebook, dei servizi in apparenza gratuiti sono offerti su un lato della piattaforma per attirare gli utenti e estrarne il maggior numero possibile di dati. E questo per vendere sull'altro lato della piattaforma degli spazi pubblicitari agli inserzionisti che si rivolgono a questi stessi utenti. Più precisamente, con il concetto di free digital labor, forgiato per la prima volta da Tiziana Terranova in un articolo del 2000, si intende allora, giocando sul duplice senso del termine free in inglese, il lavoro gratuito e al tempo stesso apparentemente libero che una moltitudine di individui svolge su internet, spesso in modo inconsapevole, a beneficio dei grandi oligopoli dell'economia di internet. Nel modello canonico di Google e Facebook, tutto sembra infatti accadere come se la piattaforma fosse riuscita a far sottoscrivere agli utenti un contratto iscritto implicitamente nelle condizioni d'uso.
Un contratto che può essere riassunto come segue, adattando e precisando un adagio usato per il pubblico televisivo. Sei gratuito è perché in realtà siete voi, cioè gli utenti, non solo il prodotto, ma anche i lavoratori che grazie a un'attività collettiva in apparenza libera e ludica mi permettete di produrvi e di vendervi come una merce, fornendomi i dati, i contenuti e attraverso le economie di rete le dimensioni del mercato necessarie per attirare gli inserzionisti pubblicitari. Conclusione. Nella misura in cui questo valore non è redistribuito agli utenti di internet, possiamo considerare che si tratta di un lavoro sfruttato. E questo non solo nel senso della teoria marxiana del valore lavoro, ma anche in quello della teoria neoclassica della distribuzione, in quanto la retribuzione di un lavoro gratuito è per definizione inferiore alla sua produttività marginale. La tesi del free digital labor ha suscitato diverse controversie tra gli specialisti dell'economia digitale, sia sul piano teorico che per le sue implicazioni in termini di giustizia sociale e di regolamentazione dell'economia di internet. In particolare, all'idea secondo la quale il free digital labor potrebbe essere considerato su tutti gli aspetti, non solo come un lavoro, ma anche come un lavoro produttivo di plusvalore, sono state opposte tre principali serie di obiezioni che mi propongo ora di analizzare mostrandone i principali limiti teorici e empirici. Vengo dunque al secondo punto dedicato alla critica delle critiche alla tesi del free digital labor. Una prima serie di obiezioni consiste nell'affermare che sarebbe in realtà il capitale intangibile dell'algoritmo che attraverso un processo automatizzato crea la totalità o comunque la parte essenziale del valore, estraendo i dati e dando loro un significato che permette di valorizzarli sul mercato della pubblicità online. Insomma, il pre-digital labor, anche quando se ne volesse ammettere l'esistenza, costituirebbe in ogni caso un'attività subordinata o quasi insignificante d'emissioni di semplici bit informazionali. La sua funzione sarebbe comunque relegata a quella di un semplice ausiliario del sistema automatico della mega macchina algoritmica programmata da altri operatori, vale a dire gli informatici, gli specialisti dei big data delle piattaforme. Questa prima serie di critiche alla tesi del free digital labor è viziata, a mio avviso, da due errori principali. Il primo errore consiste nel considerare, in contraddizione sia con la teoria del valore lavoro, sia con le norme della contabilità nazionale, che il capitale fisso immateriale degli algoritmi potrebbe essere una fonte autonoma di creazione di valore, una fonte autonoma che potrebbe fare a meno dell'attività del free digital labor. Vorrei insistere con forza su questo punto. L'algoritmo, questa forma di capitale fisso intangibile, come qualsiasi altra forma di capitale costante, non è e non può essere una fonte autonoma di creazione di valore, indipendente dal lavoro vivo. Come lo sottolinea giustamente Ciccarelli, in effetti l'attività che alimenta oggi il lavoro digitale non è svolto solo da un'intelligenza artificiale, ma da legioni di uomini e donne davanti al personal computer accesi in tutto il mondo. Insomma, l'algoritmo
prospera grazie al valore prodotto da una forza lavoro. Questa constatazione è ancora più forte se si tiene conto di un altro fatto fondamentale. A differenza delle materie prime naturali sommerse nella terra, l'input informazionale e i dati grezzi provenienti dagli utenti di internet non sono uno stock, ma un flusso generato continuamente dalla loro attività. Non potrebbe esserci una dimostrazione più chiara di come i dati siano il prodotto di un'incessante attività lavorativa, poco importa se consapevole o inconsapevole. Il secondo errore è pensare che la funzione di produttore di materie prime informazionali ridurrebbe il lavoro digitale degli utenti a un'entità praticamente insignificante nella catena di creazione del valore delle piattaforme. Questa affermazione non può che sorprendere in un'era in cui i big data sono presentati come il nuovo petrolio, il nuovo oro del capitalismo dell'informazione. Sul piano storico, tale affermazione rasenta perfino l'assurdo, in quanto equivarrebbe affermare che, per esempio, all'epoca della prima rivoluzione industriale in Inghilterra, i minatori del carbone avrebbero svolto una funzione marginale, o ancora che il petrolio sarebbe stato un elemento secondario del capitalismo della seconda rivoluzione industriale. Un errore logico e storico simile affetta anche la tesi di coloro che per sminuire il ruolo che il digital labor compie nella creazione di valore lo riducono a un semplice ausiliario della macchina algoritmica programmata dagli operatori della piattaforma. Questa tesi sembra dimenticare che anche il lavoro tayloristico alla catena di montaggio fordista era caratterizzato dalla più parte dei sociologi e degli economisti come una semplice appendice delle macchine e dell'organizzazione scientifica del lavoro pianificata dagli ingegneri degli uffici tempi e metodi. Tuttavia, avrebbe osato affermare allora come adesso che non era proprio lì, in questa attività ausiliaria meccanica ripetiva, che si trovava proprio il cuore del processo di creazione di valore all'epoca fordista. Una seconda serie di obiezioni alla pertinenza del concetto di free digital labor riguarda la sua presunta incompatibilità con il fondamento antropologico del lavoro. In altre parole, il concetto di free digital labor consisterebbe a considerare come del lavoro delle attività che il buon senso non considera come tali, e sarebbe inconciliabile con la definizione filosofica moderna del lavoro come attività consapevole e volontaria, orientata verso un fine preciso. Tale asserzione elude, a mio avviso, due punti essenziali. Innanzitutto, non sono la consapevolezza soggettiva del concetto di lavoro e ancor meno il buon senso comune che lo rendono reale, ma piuttosto l'atto concreto di lavoro che si scrive in relazioni sociali e istituzioni che possono renderlo più o meno visibile e riconosciuto. Esiste infatti una moltitudine di esempi storici di attività che, pur rispondendo pienamente ai criteri di una definizione antropologica del lavoro, non erano riconosciuti né dal senso comune né dalla coscienza dei suoi attori come un lavoro. Basti pensare, per fare un solo esempio, ricordato soprattutto dai
Terranova e da altri teorici del free digital labor, a come il lavoro riproduttivo gratuito delle donne sia stato a lungo reso invisibile alla società e alla coscienza stessa delle persone che lo realizzavano. Insomma, la mancanza di consapevolezza di svolgere un'attività lavorativa non è una caratteristica specifica del digital labor. E d'altronde, sul piano teorico, Marx stesso considerava il lavoro alienato dell'operaio come la negazione del lavoro nel senso antropologico di questo termine. Questo non lo impediva di far proprio del lavoro astratto, alienato, ridotto a un semplice dispendio di energia in un tempo determinato, la fonte, la sostanza e la misura del valore del plusvalore. Notiamo infatti che questo problema di identificazione e di riconoscimento sociale del lavoro è tanto più grande nella misura in cui il capitalismo ha condotto a generare una confusione tra due concetti. Vale a dire, tra il concetto di lavoro nel senso antropologico del termine, da un lato, e il concetto di lavoro salariato, dall'altro, cioè di un lavoro astratto e subordinato, le cui modalità di esecuzioni sono dettate da un potere esterno. Per questa ragione, al fine di chiarire la questione della natura e della percezione soggettiva del lavoro, mi sembra estremamente utile, seguendo Marx, ricordare come il processo di produzione nell'impresa capitalistica abbia in realtà un doppio volto. Per Marx, il processo capitalistico di produzione si presenta infatti come l'unità contraddittoria del processo lavorativo rivolto alla creazione di valori d'uso da un lato e del processo di valorizzazione rivolto alla produzione di merci di plusvalore dall'altro. Il primo volto, cioè il processo lavorativo, si riferisce al modo in cui gli uomini, nel riprodurre le condizioni della loro esistenza, cooperano e usano la loro intelligenza e i loro strumenti di produzione per soddisfare i loro bisogni ed esprimere la loro soggettività. Si tratta, come lo ricordava anche Rosa Luxemburg, di una condizione universale dell'attività umana, valida in tutti i tipi di società e che corrisponde alla definizione antropologica del lavoro. Ora, da questo punto di vista, quello del processo lavorativo, il free digital labor e nella maggior parte dei casi un'attività consapevole e volontaria che mira a produrre cose utili e a esprimere la soggettività e la creatività degli individui. Questo è indiscutibilmente il caso quando, per esempio, effettuiamo azioni come una ricerca su Google per trovare informazioni sulla preparazione di un piatto, la storia di una città, l'elaborazione di una biografia su un argomento accademico o quando inviamo un messaggio per organizzare un evento o un incontro su Facebook. Il secondo volto, cioè il processo di valorizzazione, si riferisce invece al modo in cui il capitale riorganizza e sussume il processo lavorativo per metterlo al servizio del suo obiettivo, la realizzazione di un plusvalore attraverso la produzione e la vendita di merce. Ora, il punto cruciale è che queste due facce del processo di produzione capitalistico possono dissociarsi e non apparire simultaneamente alla coscienza degli attori. Possiamo illustrare questa dissociazione cognitiva con due esempi estremi e opposti. Il primo esempio è la figura del lavoratore salariato
della catena di montaggio, incarnata magnificamente, per esempio, da Charlie Chaplin nei tempi moderni. L'operaio massa della catena di montaggio poteva infatti non percepire nella sua attività che la parte legata al processo di valorizzazione, cioè quella di un lavoro meccanico, ripetitivo e asservito a un fine esterno, che svuotava il suo lavoro concreto, il suo processo lavorativo, di un qualsiasi interesse. Il lavoro tendeva così a apparire all'operaio massa come un semplice mezzo per guadagnarsi di che vivere, e la percezione della dimensione antropologica del lavoro era praticamente cancellata dalla sua coscienza. Ad un altro estremo troviamo l'esempio dei prosumer di internet, i quali invece hanno spesso l'impressione di svolgere un'attività per se stessi, autodeterminata e legata al tempo libero. Ne consegue una conseguenza paradossale. Da un lato il prosumer non considera la sua attività come un lavoro vero e proprio, proprio perché sfugge alla norma sociale dominante del lavoro subordinato e remunerato con un salario. D'altra parte, però, la percepisce come un atto di cui controlla le modalità, l'obiettivo e il risultato, in conformità con il senso della definizione antropologica del concetto di lavoro. Insomma, da questo punto di vista, ciò che manca al free digital labor è soprattutto la coscienza di come il suo lavoro sia anche parte integrante di un processo di valorizzazione, un processo governato da una volontà esterna e diretto verso un obiettivo che gli è celato, quella della produzione di merci e di un profitto per l'impresa piattaforma. Questa dissonanza cognitiva, questa alienazione è tanto più forte nella misura in cui il modo di funzionamento delle piattaforme capitalistiche tipo Google e Facebook è molto differente da quello della società disciplinare della fabbrica. La loro organizzazione è più vicina alla descrizione che Gilles Deleuze faceva dell'emergere di una società di controllo, cioè di un ambiente tecnico invisibile, capace di seguirci ovunque e di guidarci nelle nostre scelte, senza tuttavia mai dare l'impressione di costringerci veramente a farlo. Potremmo perfino affermare che abbiamo qui una sorta di realizzazione dell'utopia che anima qualsiasi manager o capitalista. Disporre di lavoratori che non hanno l'impressione che di lavorare per se stessi, e questo sino al punto di accettare di mobilitarsi liberamente al servizio dell'impresa in una sorta di servitù volontaria. Per terminare con questa critica delle critiche indirizzate al concetto di free digital labor, vorrei sottolineare come tutta l'analisi che abbiamo fin qui condotto permette di rispondere anche a una terza obiezione, spesso fatta alla pertinenza di questo concetto. Mi riferisco all'esistenza di una presunta contropartita o remunerazione in natura. Contropartita che farebbe più che compensare l'appropriazione da parte delle piattaforme dei dati, dei contenuti generati dagli utenti. Altrimenti detto, il free digital labor non sarebbe sfruttato, ma remunerato in una forma non monetaria, grazie all'accesso gratuito a diversi servizi offerti dalla piattaforma. Questa obiezione, a prima vista, sembra inattaccabile, ma un esame più attento presenta un grave limite. Infatti, se ragioniamo dal punto di vista del processo di valorizzazione programmato dalle piattaforme a due versanti,
L'argomento della remunerazione in natura perde ogni pertinenza. Da questo punto di vista, le infrastrutture e gli strumenti informazionali che le piattaforme mettono a disposizione degli utenti svolgono infatti un ruolo del tutto analogo a quello degli strumenti di produzione che ogni tipo di azienda mette a disposizione dei propri salariati affinché possano svolgere sotto la sua direzione le mansioni per le quali sono impiegati. Ora, neppure il padrone dell'impresa potrebbe pensare un solo istante, ad esempio, che in una fabbrica l'uso della catena di montaggio da parte degli operai potrebbe costituire l'equo compenso del lavoro svolto dai suoi salariati. E su questo mi fermo qui e vi ringrazio per il vostro ascolto.